Prende sempre più corpo e sostanza il progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti, un progetto che ha visto Pesaro vincitore di un bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sviluppare una delle CTE Square, una delle 7 realizzate in Italia, piattaforme per far dialogare imprese, soggetti dell'high tech, imprese che intendono investire sulla digitalizzazione dei loro processi produttivi, ma non solo. Un progetto che si avvicina a Pesaro Capitale della Cultura, ma che cammina con gambe autonome e che oggi ha avuto a Palazzo Gradari una lunga giornata di call for needs, una chiamata a quelle che sono le esigenze per gli sviluppi del territorio. In questo senso a Palazzo Gradari tante personalità, dalle associazioni di categoria al mondo delle imprese, al mondo della cultura, riunite per lo sviluppo di questo nuovo salto di qualità tecnologico. Questo è l'avvio del percorso di Open Innovation, quindi innovazione aperta della Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro. Cosa significa innovazione aperta? Significa che tutti possono partecipare all'innovazione, sia le aziende, sia i cittadini, e la call for needs, quindi significa manifestare quali sono le esigenze che si vorrebbe che le tecnologie emergenti aiutassero a risolvere, è il primo passo. E poi ne seguiranno altre due, che saranno quelle per idee e per soluzioni. Ci sono tante tecnologie che qui a Pesaro verranno sperimentate sul campo nel corso del 2024, con la fortunata coincidenza dell'anno in cui Pesaro è capitale italiana della cultura, e quindi saranno anche sotto i riflettori, e a sperimentarle saranno non solo i cittadini ma anche i visitatori, che saranno attratti proprio da questa concomitanza. La Casa delle Tecnologie sarà un grande supporto anche per Pesaro Capitale della Cultura. Ci sono dei progetti che saranno collegati, come ad esempio l'assessore Vimini ha già lanciato, no? La grande sfera in piazza sarà un lavoro coinvolto anche con gli uffici della Casa delle Tecnologie Emergenti. Ci sono 17 partner del progetto che stanno lavorando, e l'incontro di oggi è molto importante perché sarà un supporto vero alle imprese del nostro territorio che potranno digitalizzarsi e innovare le proprie imprese. Quindi è un progetto che il Comune di Pesaro si è caricato sulle spalle e dovrà seguire quindi di conseguenza tutte le imprese del nostro territorio per quanto riguarda l'innovazione e la digitalizzazione. Stiamo preparando all'interno della Casa delle Tecnologie anche una piattaforma online che riguarda il sociale e che riguarda tutte quelle non solo attività possono essere coinvolte del nostro territorio, piccole e medie imprese, ma andremo a coinvolgere quei cittadini virtuosi che fanno del bene per la città di Pesaro. Quindi nei prossimi mesi avremo una serie di incontri con tutti i stakeholder che vogliono far parte, quindi le associazioni di volontariato, le attività commerciali del territorio. È fondamentale cogliere l'occasione di questa opportunità che il Comune di Pesaro sta mettendo a disposizione di tutta la cittadinanza, essere partecipi e dare le proprie idee.